Mark, ma insomma, sei ancora a letto? Che c'è, mamma? Non c'è scuola oggi, lasciami dormire altri 5 minuti. Primo, non mi interessa se oggi non c'è scuola. Secondo, c'è il signor Wilder che ti aspetta di sotto. E terzo, perché sei andato a dormire con la divisa chiusi per allenarti? Va bene, adesso mi alzo. Mi chiedo che cosa devo fare con te. Aspetta, ma ha detto signor Wilder? Signor Wilder, buongiorno! Buongiorno a te, Mark. Sai, ho visto le partite che tu e la tua squadra avete sostenuto in quel nuovo torneo e mi hanno infiammato! Sono contento che le siano piaciute. In effetti, questo nuovo torneo sta regalando nuove emozioni a me e ai miei amici. Poi partecipano squadre improbabili. È fantastico! A questo proposito, non è che ti andrebbe di avermi nella tua squadra? Come, scusi? Ho letto il regolamento e non c'è scritto da nessuna parte che un adulto non possa partecipare, ma anzi, c'è scritto esplicitamente che il torneo è aperto a tutti. Eh? Cosa? Davvero vorrebbe far parte della mia squadra? Un veterano della leggendaria Inazuma Eleven? Che vorrebbe far parte della mia squadra. Ma è proprio sicuro che il regolamento non lo vieti? Forse dovremmo parlarne con il presidente Raymond e... Tranquillo, Mark, ci ho già pensato io. Allora, sono dentro o no? Se è tutto a posto, lei è dentro e come? Ottimo, allora direi di iniziare subito gli allenamenti. Tutti alla palestra in Abikari! Wow, quanto entusiasmo! Niente da fare, da solo non riesco a replicare il triangolo Z. È una tecnica per tre giocatori, ma a chi posso chiedere? Forse però con quei due... Mark, l'hai visto anche tu in allenamento che il signor Wilder non può affatto giocare una partita intera. Riusciva a malapena a stare al passo con noi per quei 30 minuti di partitella. Lo so, Axel, me ne sono accorto anch'io, cosa credi? Però è che è un giocatore da leggendaria in Azuma Eleven, la squadra che allenava il nonno. Come posso rifiutarmi di far giocare un calciatore di quel calibro? Con un po' di allenamento sono sicuro che tornerà in forma come un tempo. Ehi, guarda, c'è Thomas! Eccoci alla partita, e non abbiamo ancora completato il nuovo triangolo Z. Vorrei dire che lo completeremo durante il gioco. Me lo aspettavo da Mark. Per me non è un problema. Ragazzi, chissà che vanno confabulando quei tre. È tutta la settimana che finiscono gli allenamenti prima degli altri pur di andare ad allenarsi per conto loro. Che stiano escogitando qualche tecnica nuova? Tifosi sportivi, qui è il vostro fedele Chester Holt Senior che vi parla e che vi dà il benvenuto a questa nuova giornata all'insegna del gioco del pallone. Come ben sapete, la Raymond Frontier, la squadra favorita di questo torneo, non ha avuto difficoltà a superare le prime due fasi eliminatorie. Inclusa quella di oggi, sono solo due le partite che la separano dalla finale di questa prima fase. Oggi la squadra sfidante è una di quelle che non si vedono tutti i giorni. Quel riflesso sui loro visi ha provocato dei loro occhiali. Tutti i membri li portano e sembra essere l'unico requisito per fare parte della loro cerchia ristretta. Ciò che è certo è che non sono arrivati fin qui per fortuna. Chi la spunterà? La Raymond Frontier o i Glacis? Pronti al calcio d'inizio?
Eccoci signori, inizia il gioco, subito il pallone per Jude Sharp. Prontamente l'attaccante Artist prova a bloccarlo, ma niente da fare, grande illusione da parte del centrocampista della Raymond Frontier, il grande stratega Jude Sharp non ha problemi a superare il suo avversario. William Glass si butta sul pallone per Sanford che vuole passare a Murdoch che si porta subito in avanti ma viene bloccato. Il gioco è in mano della squadra avversaria, tempesta di polvere per distrarre e confondere Axel Blaze, tecnica usata anche da Kamen Rider. Sono noti questi giocatori per usare tecniche dei loro eroi preferiti visti alla televisione, che però a quanto pare possono anche essere applicate a calcio, queste tecniche subdole e anche un po' infide se volete. Il pallone è per Murdoch che effettua uno scambio rapido di passaggi con Axel Blaze ed è pronto al tiro. Dobbiamo assolutamente provare a segnare col triangolo Z. Axel, Mark, proviamoci subito. Ecco, lo sapevo, non ce l'abbiamo fatta a segnare. Peccato, occasione sprecata per la Raymond Frontier che non riesce a mettere a frutto il triangolo Z. E va bene, proviamoci ancora, forza! Niente da fare, il triangolo Z non ne vuole sapere di entrare in porta. Arriva il fischio dell'arbitro che decreta la fine del primo tempo. Un primo tempo che non è stato brillante per la Raymond, con le due conclusioni di Murdoch che non hanno sortito alcun effetto sul portiere The Glasses Medical. Axel, Mark, Thomas, venite qui un attimo per favore. Che c'è, Jude, dici? Ho capito perché non riuscite a eseguire il triangolo Z. Ma cosa? Spiegati. Il fatto è che voi tre calciate la palla tutti in maniera differente. Quando Thomas colpisce la palla, le dà un effetto particolare. Voi colpite la palla di punta, lui invece la colpisce al collo pieno. Colpire la palla di collo pieno. Allora ci riproveremo subito nel secondo tempo. Il gioco riprende, entrambe le squadre sfoggiano le loro tattiche migliori per tentare di bloccare l'avversario ed avere un vantaggio per portare la palla in rete senza esclusione di colpi, non ce n'è per nessuno. Ed ecco Murdoch che riprova il tiro. Va bene ragazzi, adesso proviamoci. Al mio 3, 1, 2, 3, triangolo Z! Gol! Splendida rete di Murdoch che sblocca lo 0-0. Vai così! Jude aveva ragione. È un playmaker nato. Ma che succede? Sembra che la Raymond stia effettuando un cambio. Ma quello è Constant Wilder! È un veterano della leggendaria Inazuma Eleven! Ne vedremo delle belle. Sembra quasi che con l'entrata in campo di Constant Wilder il gioco della squadra avversaria, ovvero i Glasses, sia notevolmente aumentato, siano diventati più aggressivi e tentano di usare più tecniche per fermare la squadra avversaria, che abbiano paura di questo giocatore leggendario. Jude Sharp come un falco impicchiata su Glass con taglio roteante e Glass viene falciato. Sharp perde il controllo del pallone ma non si perde d'animo e torna alla carica sull'avversario, mandando purtroppo però la palla in rimessa dal lato. Wilder si avventa sul pallone. Adesso vi insegno io come si gioca a calcio, pivelli. Grande blocco da parte di Wilder. Scansati se non vuoi farti male.
Prontamente Builder scarta anche questo avversario e si porta nella metà campo della squadra nemica. Che voglia tentare il gol. Ed ora ciliegina sulla torta. Tornado di fuoco! Gol! Rete di Constant Wilder che stupisce tutti con un magnifico tornado di fuoco! Ed ecco, è così che si gioca a calcio! E il triplice fischio dell'arbitro pone fine a questo duello. 2 gol per la Raymond, 0 per i Glasses, anche se il possesso di palla è in favore della squadra sfidante. Dopo una piccola incertezza iniziale nel primo tempo, Murdoch mette a segno all'11° una rete con il triangolo Z eseguito in coppia con Evans e Blades. Inoltre anche Wilder Constant ha segnato una rete favolosa con un tornado di fuoco che non si vede da ben 40 anni ed è proprio a quello che sicuramente si è ispirato Axel Blades. Signor Wilder, è stato strepitoso! Non credevo fosse lei l'ideatore di quella tecnica! Anche la forza che ci ha messo era impressionante! Non è nulla di che! Se mi avesse visto quando ero giovane, quel tornado di fuoco avrebbe bucato la rete!